Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video in cui mostrarvi tutti i miei libri sotto le 150 pagine. L'idea mi è venuta perché siamo in estate, è tempo di vacanze, è tempo di fare la valigia ed è anche tempo di scegliere dei libri che stiano fisicamente nella valigia, perché a volte è molto difficile riuscire a portarsi in vacanza, soprattutto se andate in aereo, un libro di grandi dimensioni, quindi magari bisogna sceglierne uno più piccolo e più leggero, perché poi la valigia va anche trasportata, quindi troppo peso è controproducente. E quindi a volte a me capita di scegliere dei libri più sottili e più piccoli perché magari semplicemente stanno in valigia e non devo faticare troppo per portarmeli dietro. Quindi diciamo che ne ho raggruppati un po' nel tempo, negli anni, e ho pensato di fare questo video per mostrarveli, con la speranza anche magari di darvi qualche suggerimento di lettura che sia magari utile appunto allo scopo di non avere valigie troppo pesanti. Anche perché alcuni di questi libri sono di piccole dimensioni, ma di spessore molto elevato dal punto di vista emozionale ed intellettuale, quindi sono libri che lasciano il segno nonostante le piccole dimensioni. Ovviamente non sono tutti così, ce ne sono alcuni così e ce ne sono altri molto divertenti e molto leggeri. Diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti. Il primo è un libro che è stato scritto negli anni 90, è diventato famosissimo in quegli anni, poi non se n'è più parlato tanto, però chi è della mia generazione sicuramente lo ricorda, è Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, eccolo qua. Questo è un libro molto piccolino, però è molto intenso, perché comunque è una storia d'amore, il racconto di una donna che vive delle sensazioni particolari, che vive comunque una storia d'amore che in qualche modo la segnerà, le lascerà sicuramente un'impronta emotiva molto forte ed è scritto secondo me con grande delicatezza. Quindi sicuramente questo è un libro che io vi consiglio di leggere. E un libro che in qualche modo vi farà un po' sognare, ma anche molto riflettere su determinati temi. Un altro libro che vi consiglio è La fattoria degli animali di George Orwell. Anche questo è piccolino, è la storia di una fattoria, quindi animali che a un certo punto si ribellano perché vogliono l'uguaglianza. Quindi è un libro che in realtà vuole essere una metafora, perché è vero che parla di animali in una fattoria, ma in realtà è una metafora per parlare della società e del concetto di uguaglianza, del potere. Quindi è un libro socio-politico, diciamo così, che però è scritto in maniera molto scorrevole, molto leggera e che io vi consiglio. Un altro libro che vi consiglio è Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Questo è un libro pieno di suspense perché comunque è scritto come se fosse un giallo, quindi è un po' particolare. Ma soprattutto porta a riflettere su quella che è la personalità umana, sul concetto di doppia personalità e soprattutto su quelle che erano le convenzioni nell'epoca vittoriana, perché comunque è ambientato in quell'epoca ed è un libro, secondo me, che comunque è molto carino e molto stimolante, diciamo che stimola anche delle riflessioni sui temi della personalità. Un libro decisamente più leggero che fa parte della letteratura per l'infanzia, ma che io ho voluto avere in casa e ho voluto anche leggere, è Le avventure di Pinocchio di Collodi. Questa è una fiaba, è la fiaba di Pinocchio, non penso sia necessario dirvi di cosa parla, comunque è il falegname Geppetto che non avendo avuto figli desiderava tanto un figlio, si costruisce un burattino di legno che a un certo punto, come per magia, diventa animato, quindi comincia a parlare, a muoversi, poi ci sono delle fasi in cui il burattino è un bambino vero, poi torna burattino di legno, c'è la fata turchina, c'è il grillo parlante che è la cosiddetta coscienza, quindi comunque è una fiaba che però ha tanti elementi all'interno che portano a riflettere su tante cose. E a me la favola di Pinocchio comunque mi è sempre piaciuta, soprattutto mi è piaciuta la rappresentazione cinematografica fatta da Nino Manfredi che avevano fatto anni e anni e anni fa,
che però a me è piaciuta, poi quando avevo visto quella avevo voluto comprarmi il libro ed eccomi qua a consigliarvelo perché comunque secondo me anche la letteratura per l'infanzia a volte può far riflettere, quindi perché no, mettiamola nelle nostre librerie. Un altro libro che è pensato per ragazzi ma che fa riflettere anche gli adulti è Un sacco di botte, un racconto per imparare a gestire rabbia e aggressività. È scritto tutto sotto forma di fumetto, ma con a fronte anche il testo. È fatto così, c'è la parte testuale e c'è la parte del fumetto. Questo è proprio un libro che è pensato soprattutto per ragazzi, che aiuta un po' a riflettere sui temi della rabbia e dell'aggressività. Però io ritengo che anche letto da adulti porti a riflettere su determinate cose, soprattutto se avete dei figli, io vi consiglio di leggerlo, perché se avete dei figli, prima o poi vi ritroverete in quella difficile situazione dell'insegnare a vostro figlio a gestire la rabbia e l'aggressività senza reprimerle. Perché un conto è reprimere la rabbia, perché così magari si fa prima, però in realtà la cosa difficile e importante è insegnare a non reprimerla, ma a gestirla, quindi non soffocare queste emozioni che comunque fanno parte dell'essere umano, ma a gestirle in un modo che sia adeguato alla società in cui viviamo. Quindi credo che possa essere interessante anche per i genitori. Io non ho figli, non sono una genitrice. Però credo comunque che un libro del genere ad un genitore potrebbe interessare. Un altro libretto semplice, scritto sotto forma di fumetto, perché è scritto tutto sotto forma di fumetto, è Josephine, eccolo qua. Questo diciamo che assomiglia tantissimo al famoso diario di Bridget Jones, però ovviamente non è copiato, è diverso, però ha preso spunto perché è comunque una donna che ha superato i 30 anni, ha delle storie affettive molto sfortunate, non le piace il suo corpo, ritiene di avere i fianchi troppo larghi, le colleghe sono tutte in tiro, tutte belle, tutte come dire piene di uomini e lei non capisce come facciano. E insomma è un po' la storia delle sue avventure quotidiane, dei suoi pensieri ed è scritto in chiave molto ironica e molto divertente. Io l'avevo letto in un'ora perché è veramente sottile ed è di facile lettura perché appunto è un fumetto, però l'avevo trovato divertente. Ovviamente di tutti i libri che vi cito vi lascio il link giù in info box. Se per caso non riesco a trovare qualche link vi lascio comunque il titolo in modo che voi possiate reperirlo. Un altro libro che è piccolo ma molto molto forte e molto molto pesante in realtà è Briciole, è una storia di anoressia. Questo è un libro pesante perché l'anoressia è un disturbo del comportamento alimentare che comunque porta con sé dei grandi disagi, delle grandi sofferenze, quindi è pesante da leggere. È comunque la storia di questa ragazza che cade nell'anoressia, poi passa dall'anoressia alla bulimia, quindi il suo difficile percorso, le sue sensazioni, i suoi pensieri. Ed è un libro che comunque, se ve la sentite di leggere qualcosa di forte, io vi consiglio perché lo ritengo comunque un bel libro, è carino, è scritto bene, quindi se vi piacciono queste cose, sicuramente consigliato. Poi vi consiglio Storia di una capinera di Giovanni Verga. Questo è un libro scritto sotto forma epistolare, una ragazza che viene chiamata dal convento, perché sta frequentando il convento, in famiglia per un po' di tempo e lì scopre che ci sono delle cose che forse le interessano di più del convento, come ad esempio l'amore. Però le convenzioni sociali, le scelte che ha fatto la portano comunque ad avere un determinato stile di vita, a fare determinate scelte e quindi è un po' tormentata, quindi è la storia anche dei suoi tormenti ed è scritto, come vi dicevo, in forma epistolare. Sono lettere che lei scrive ad un'amica. È un libro particolare, comunque l'autore sicuramente è di livello, perché stiamo parlando di Giovanni Verga, quindi non è l'ultimo arrivato, diciamo così. Quindi, insomma, io ve lo consiglio perché è un libretto comunque interessante che fa riflettere anche su molti temi e su molte scelte, anche su come certe scelte a volte non si rivelino quelle adatte ad una determinata persona.
libro che io ho amato tantissimo da ragazzina è Volevo i pantaloni di Lara Cardella. Questo io l'ho letto milioni di volte, ho visto milioni di volte il film. È la storia di una ragazza che vive in un paesino del sud molto conservatore, ha anche una famiglia che rispetta molto certe rigide tradizioni. Lei prova a ribellarsi, ma viene scoperta e succede il finimondo. È un libro in cui vengono anche raccontate delle violenze sia fisiche che psicologiche. Quindi è un libro particolare. È breve però intenso, quindi io questo assolutamente ve lo consiglio. Poi un altro libro che io vi mostro, ma in realtà non vi consiglio tanto, è Carrie di Stephen King. Questo a me non è piaciuto, sinceramente, però siccome vi voglio mostrare tutti i libri che ho sotto le 150 pagine, vi mostro anche questo. È la storia di Carrie, che è una ragazzina molto goffa, molto sfortunata perché viene presa di mira dai compagni, sua madre è molto conservatrice, molto attaccata alla religione. Lei è un po' stanca di questi soprusi, un po' stanca di questa madre così attaccata a queste regole religiose. Un giorno scopre di avere dei poteri di telecinesi e le utilizza per seminare terrore, morte, distruzione. È troppo sanguinario. A me questo libro non è piaciuto per questo, perché non ha quegli elementi un po' più psicologici da thriller che piacciono a me, ma è troppo, troppo fisico, troppo sanguinario. Quindi non è un libro comunque che a me è piaciuto, non mi ha entusiasmato. Però se vi piace il genere, se vi piace che ci sia sangue da tutte le parti, allora sicuramente questo potreste apprezzarlo. Poi vi consiglio È una vita che ti aspetto di Fabio Volo. Questo è un libretto molto leggero da leggere in spiaggia, molto tranquillo, che però porta a fare delle riflessioni. È un ragazzo che ha una comunicazione difficile con i genitori, ha un lavoro che lo stressa, storie con ragazze che però in realtà non durano, quindi solo avventure, niente di serio, niente di particolare, niente che lo emozioni davvero. Ha un po' di ansia, un po' di depressione. Poi un giorno conosce una ragazza che si chiama Ilaria e decide di dare la svolta alla sua vita. È secondo me un libretto proprio estivo, leggero, tranquillo, che però fa riflettere su certi comportamenti, magari su certe tematiche, quindi nella sua leggerezza porta elementi di riflessione. Poi, decisamente fuori stagione, ma io non posso non citarlo e non consigliarlo, è Canto di Natale di Dickens. Questo è un libro che io vi consiglio perché secondo me è veramente bello e porta davvero a riflettere tanto. È la storia di Scrooge, che è un uomo molto duro, molto inaridito dalla vita, non ama il Natale, non vuole gente intorno, non vuole feste, non vuole nulla, vuole essere lasciato in pace, pensa solo al lavoro. Ma la notte della vigilia di Natale riceve la visita di tre spiriti, quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Questi spiriti gli faranno fare un viaggio nei suoi Natali e lo aiuteranno a capire come è arrivato a inaridirsi così tanto, e questo gli darà la spinta per dare una svolta e per cambiare le sue prospettive, per diventare una persona diversa. È un libro secondo me molto bello che fa molto riflettere, quindi ve lo consiglio. Un libro un po' più divertente, ma che comunque nel suo genere fa riflettere, è Una coppia come tante. Vi leggo quello che c'è scritto sulla copertina perché vi aiuta a capire. Dice questo: lei è una iena, lui è un coniglio, l'insolente ed esilarante storia di un rapporto in crisi dal punto di vista del coniglio. Quindi praticamente è una coppia in crisi e dal punto di vista di lui viene raccontata questa crisi, viene raccontato il tentativo di mettere a posto le cose, viene raccontata un po' la coppia però vissuta dalla parte maschile, e secondo me fa riflettere. Il loro tentativo anche di psicoterapia di coppia, che però insomma diciamo succedono un po' di cose particolari, però è divertente. C'è un libro che sicuramente vi fa riflettere sulle dinamiche di coppia, soprattutto viste dal punto di vista maschile, però è scritto in un modo divertente, in un modo leggero, ironico, quindi secondo me d'estate può andare bene. Sicuramente qualche risata questo libro ve la farà fare, almeno per me è stato così, quindi ve lo consiglio. E l'autrice è Isabelle Minière. È un libro comunque secondo me carino.
Poi vi consiglio Il giocatore di Dostoevskij. Questo ovviamente è un libro un pochino più di spessore, non è certo un libretto estivo da leggere sotto l'ombrellone, perché Dostoevskij ha un modo di scrivere che è molto introspettivo e molto psicologico, quindi entra proprio nella mente umana, entra nelle dinamiche relazionali, nelle dinamiche umane. E riesce a colpirvi veramente tantissimo. Il giocatore è la storia di un uomo e della sua decadenza totale, del suo inaridimento, della sua povertà d'animo causata dal vizio del gioco d'azzardo. Quindi è la storia di un uomo che appunto a causa del gioco d'azzardo arriva a rovinarsi e a rovinare anche proprio la sua persona. È molto molto psicologico, però è bello, quindi ve lo consiglio. Un altro libro che vi consiglio è Povera gente, sempre di Dostoevskij, quindi anche in questo caso libro introspettivo, psicologico e di spessore, scritto in forma epistolare. Ed è la storia di un ragazzo e una ragazza che si scambiano queste lettere e soprattutto di come all'interno di queste lettere ci sia una disperata ed inconfessata storia d'amore. L'interlocutore più debole è lui, quindi c'è questa storia d'amore inconfessata, disperata, che poi avrà il suo apice nell'ultima lettera dove c'è una straziante confessione. Quindi è un libro pesantino dal punto di vista emotivo, però ragazzi è comunque un libro di Dostoevskij e secondo me è un libro di spessore. Cambiamo decisamente genere perché passiamo invece ad un libro di fiabe, così alleggeriamo un pochino l'atmosfera, La cicala e la formica. Questo si intitola La cicala e la formica, ma contiene all'interno altre favole di Esopo. Sono tutte favole educative, diciamo così, anche se tutte le favole sono educative perché tutte hanno una morale all'interno, però queste sono favole brevi che hanno subito chiara la morale, subito chiaro l'insegnamento che vogliono dare, mentre le altre fiabe, quelle classiche, sono un pochino più enigmatiche, bisogna andarle ad analizzare magari un pochino. Però queste invece sono un po' più immediate e è una raccolta di fiabe che secondo me anche da leggere così, per curiosità, in estate, magari mentre si legge anche un altro libro, perché una fiaba si può leggere, poi magari si può rileggere un'altra fiaba dopo un po' di tempo. Credo che sia tutto sommato carino, leggero e perché no, vi fa anche scoprire come Esopo interpretava magari determinate cose, come dava lui, la sua visione, il suo insegnamento di appunto certe tematiche. Quindi secondo me è carino. Poi voglio consigliarvi due libri che sono un po' di nicchia, diciamo così, perché sono due libri di sociologia. E parlano della televisione e di come si sia arrivati poi ai mezzi di comunicazione di oggi. Uno si intitola proprio Televisioni ed è di Enrico Menduni, è questo qua, ed è della collana Farsi un'idea, quindi quei libri piccolini che vi raccontano in poche pagine come diciamo funzionano le cose per quel determinato settore. In questo caso si parla di televisioni, quindi farsi un'idea su quella che è la storia della televisione, le dinamiche della comunicazione e come si è arrivati oggi appunto alle piattaforme multimediali. Poi un altro libro, sempre sulla televisione, è Prima lezione sulla televisione di Aldo Grasso. Avevo comprato questi libri sulla televisione, che è uno strumento che io non ho mai guardato, non ho mai considerato perché non ho mai guardato televisione. Proprio per questo avevo voluto approfondire un po' il tema attraverso i libri. E io ve li consiglio perché sono carini, sono interessanti, sono divulgativi, quindi non dovete essere laureati in sociologia per poterli leggere, potete leggerli tranquillamente. E secondo me potrebbero essere interessanti, ovviamente, se vi interessa l'argomento. Bene, concludo qua questa lunga carrellata di libri sotto le 150 pagine. Mi è anche andata un po' via la voce perché ho parlato non so per quanto tempo. Comunque vi invito a farmi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.